Ciao da CaniVlog.it, questo è un nuovo Google Nexus Player, il primo dispositivo al mondo ad utilizzare la piattaforma Android TV destinata proprio a televisioni e grande schermo. Costa 99 dollari ma non è disponibile ancora in Europa. Io l'ho importato uno dagli Stati Uniti e sono finalmente pronto a dirvi come va. Ok, Nexus Player è il terzo tentativo Google in questo settore. L'obiettivo è creare un dispositivo hardware, nonché una piattaforma software appunto basata su Android, che sia capace in breve di vendere i contenuti adatti al grande schermo. Negli Stati Uniti è una cosa che ha molto senso perché è un mercato attivo ormai da anni che ha portato adesso ad avere davvero molti competitor. Di solito però si tende a offrire un hardware che sia il più economico possibile, a volte anche regalato dalla stessa azienda in cambio appunto di un abbonamento. Quindi perché si dovrebbero spendere 99 dollari per un Nexus Player? Iniziamo a parlarne guardando la sua scheda tecnica. Nexus Player è un cerchio con raggio di 6 cm estruso per 2 cm, pesa 235 grammi e come vedete è molto molto piccolo, molto maneggevole. È completamente fabbricato in plastica ed è molto molto solido, molto molto stabile, non ci sono punti di flessione, anche perché non ci sono neanche prese di ariazione o comunque altri vani all'interno di questo telaio. In pratica è come se fosse proprio un blocco unico. La parte superiore è rifinita con una plastica grezza, sentite. Non fa proprio un buon rumore con la scrittina Nexus lucida, il bordo lucido è molto sensibile ai graffi e il fondo altro non è che un grosso piedino d'appoggia completamente fabbricato in gomma. E poi ci sono le porte per il collegamento con la HDMI, la micro USB ed il jack d'alimentazione. Non c'è alcun pulsante per l'accensione e lo spegnimento, bisogna soltanto inserire o staccare lo spinotto e questo perché Google lo immagina come un dispositivo da lasciare sempre là collegato. Nexus Player si basa su piattaforma Intel, qua dentro c'è un processore Atom Beytrail non specificato ma che i software specifici per Android riconoscono come un Atom 4000 1.8 GHz, un quad core, probabilmente dello stesso tipo, della stessa fascia che abbiamo visto nei tablet Windows, nei tablet Android e negli ibridi 2 in 1. La GPU è una PowerVR serie 6, qua abbinata a 1 GB di RAM DDR3 e 8 GB di ROM e MMC, abbastanza veloce come vedremo dopo nei benchmark, 8 GB di cui poco meno di 6 disponibili e questo è uno dei limiti del Nexus Player. Il tutto vi arriva in questa confezione piccola, compatta, davvero finalmente non ci sono sprechi, con all'interno l'alimentatore e il suo telecomandino di gestione. Telecomandino che come vedete assomiglia moltissimo a quello della Amazon Fire TV uscita lo scorso anno, alimentato da due pile stilo che sono anche loro incluse nella confezione e con la chicca del microfonino integrato che vi permette di attivare le funzionalità vocali che poi come vedremo saranno uno dei suoi punti di forza. E se aggiungete anche 39 euro vi arriva il gamepad Bluetooth fabbricato da Asus specifico per Nexus Player che di fatto la rende anche nei piani di Google una console Android. È un gamepad davvero ben costruito con stick analogici, ha un layout classico, ha pulsanti di gestione specifici per Android TV ed ha delle pile, tra l'altro incluse nella confezione, due pile stilo che però non possono essere caricate quindi vanno semplicemente sostituite quando si esauriscono. È un gamepad davvero davvero di livello che permette una buona fruizione di quelli che sono i videogiochi Android. Ma io adesso chiudo tutto, la smetto di parlare e vi mostro Google Nexus Player in azione. Ok, questa è l'interfaccia di Android TV, vedete in alto raccomandazioni, molto azzeccate come poi vedremo, lista di applicazioni, sottogiochi e poi settings. Io vado proprio subito in settings e vado subito in system sounds perché voglio disabilitare il sound, altrimenti il suono qua, altrimenti ogni movimento corrisponde ad un beep. Faccio vedere, network abbiamo la Ethernet, stranamente, Google Cast sono le applicazioni per farla funzionare come se fosse una Chromecast, possiamo fare alcune cose molto interessanti, apps alle solite applicazioni, un po' all'interfaccia che abbiamo su Android da eseguire in esecuzione, scaricate e via dicendo. Qui si possono, ad esempio, vi faccio vedere bloccate, avviar, bloccarle, avviarle, disinstallarle, vedere tutti i dati tecnici, proprio come siamo abituati a fare su Android. Daydream fa proprio quello che dice. Abilita lo screen saver al solito, storage reset ed ecco la prima brutta notizia, 5.8 GB a disposizione, io in realtà ne ho già installati alcuni quindi in realtà quando andate a finire di installare 3 o 4 giochi già siete arrivati alla fine e poi about con la possibilità di fare gli aggiornamenti IOTA che io ovviamente ho già fatto, possibilità di cambiare device name e poi se vado qua in verso 5.0 faccio qualche click, faccio comparire la mascherina di Lollipop con tanto di giochino, ora un test lo faccio anche se non ho mai superato il primo, ok, va bene, torno indietro, continuo, data e ora, lingua, vi faccio vedere che manca l'italiano, ma per fortuna c'è un inglese abbastanza standard e comprensibile, tastiera, perché possiamo chiaramente qua non è
Non è scritto, ma al di là della tastiera su schermo, possiamo anche collegare alla micro USB una comune tastiera e utilizzarla. Io ho usato con successo anche quei controller, no? Quei telecomandi con tastiera abbinata che si possono trovare facilmente online. E opzioni per gli sviluppatori che vengono fuori soltanto se andate a fare dei clic nel build number, nell'interfaccia che abbiamo visto prima. Qua è molto interessante perché dovete abilitare il debugging USB per fare l'USB OTG o comunque anche linea di massima per andare poi ad installare tramite ADB e via dicendo. Qua sotto Nexus Remote, Asus Gamepad e accessori Bluetooth da abbinare, poi Location che vi permette di localizzare alcune cose anche a livello di contenuti, chiaramente italiani o americani, alcune cose come vedremo sono bloccate, e qui insomma solite impostazioni, che faccio vedere giusto perché questa è una piattaforma nuova e quindi devo essere un po' discorsivo. Se però vado avanti, iniziamo a farvi vedere quella che è la gestione delle applicazioni. Queste sono le applicazioni installate. Se vado su Google Play, vi faccio vedere quelle specifiche per Android TV, che sono proprio queste qua. Vedete? Fine. Sono finite soltanto queste applicazioni. Ci sono alcuni giochi specifici da giocare con il controller e altri da dove è compatibile anche il gamepad. Tutti i giochi che poi io posso andare a cliccare e a scaricare. Questo è vero, una vera e propria riorganizzazione del Play Store, no? Vedete, al solito si può anche andare direttamente andare a vederlo nel Play Store, c'è un link apposito. Se poi vado sotto in settings, ho password e content filtering, che è una cosa molto utile se avete a che fare con dei bambini. Notate qua che manca la lista di applicazioni che magari avete visto in altre recensioni internazionali, ovvero le applicazioni multimediali e musicali che vengono disabilitate qua se utilizzate, perché siamo in Italia e quindi non è possibile utilizzarle. Non è comunque un problema perché potete non solo installare gli applicativi attraverso il cell loading, ovvero scaricando gli APK e andarli poi a installare manualmente. Io qua vi faccio vedere che nella mia cartella download ce ne sono un po', comprese alcune ROM perché ho installato alcuni emulatori. Vedete, c'è l'APK di Kodi, l'APK di GeekBank, insomma c'è un po' di roba, c'è l'APK di HDBlog. Io l'ho semplicemente scaricati e installati poi da qua, semplicemente cliccandoci sopra e agendo come si fa al solito su Android. Torno un attimo indietro, torno un attimo in Home per tornare al discorso relativo alle applicazioni. Qua abbiamo le applicazioni standard, quelle ufficiali, quelle che potete installare attraverso il Play Store qua, o quelle che potete installare direttamente andando nella versione web del Play Store. Questa icona che vedete qua, Sidelore Launcher, è proprio un programmino, un APK che può essere installato disponibile su XDA Dev, quindi un programma della comunità, un launcher della comunità che permette di avere un'interfaccia di tutti gli APK che avete installato manualmente, perché altrimenti soltanto alcuni verranno visualizzati nella schermata principale. Se io poi torno indietro, faccio vedere anche la differenziazione dei film, ma questo probabilmente vi interessa poco. Apro l'app, anzi, prima YouTube, apro Google Play Music, che secondo me è una delle migliori cose che si possono fare qua su Nexus Player. Qua abbiamo un'interfaccia che ricorda un po' quella della Fire TV di Amazon, ma comunque che è assolutamente molto, molto, molto riuscita. Io non so, faccio partire un brano che ho qua, oppure anzi, me ne scelgo un altro. Dei Joy Division, vedete sotto parte la canzone, sotto c'è lo sfondo. Se poi io torno indietro, mi resta la canzone in background, e se torno, ecco qua, vedete la grafica che mi fa vedere cosa sto visualizzando. Adesso lo interrompo, c'è un pulsante dedicato sul controller per interrompere o far partire senza dover tornare all'interno dell'applicazione, una sorta di multitasking, anzi un vero multitasking, con le app in background che non è possibile ancora fare su Android. Faccio vedere lo stesso discorso su YouTube. Qua sono loggato con il mio account praticamente. Se vado sulle mie iscrizioni, vado qua, lancio un video di Andrea. Bene amici di HDBlog, oggi il primo Lumio marchiato Microsoft. Vedete, Eccolo posso qua, continuare sotto a 1535. scrollare, a trovare gli Sai altri quanti brand video, lanciano lasciando nuovo sotto prodotto? E qua è il il mio primo filmato. prodotto. Sempre con il tasto play stop, poi vado a bloccarlo. Guardate quanto è pulita e semplice l'interfaccia. Si fa veramente tutto con tre tasti. Lo stesso vale per Google Play, dove qua, tra l'altro, ho un'interfaccia che non solo mi permette di vedere, di gestire quella che è il mio aspetto social, no? Delle persone che ho nelle mie cerchie, cosa hanno fatto, dove hanno giocato e se stanno magari giocando proprio in questo momento a qualcosa. Ma posso anche
cioè andare qua e andare su Find Games e andarmi a trovare dei titoli che non trovo invece nell'altra, nell'altra interfaccia, quella relativa al, al Play Store, e da qui posso poi andare a scaricarli o a farli partire se li ho già installati e appunto andarli a vedere. Lo stesso vale per il browser Chrome, dove però chiaramente io vi consiglio di utilizzare una tastiera esterna o uno di quei telecomandi di cui vi accennavo. Ed eccoci sul sito, giusto per farvi vedere qual è lo scrolling di Chrome. Certo è un po' scomodo andare ad utilizzare un sito web con questo telecomando, con questo controller senza mouse, ma è giusto, no? Così per farvi un attimo vedere che cosa abbiamo a che fare. Se continuo qua, vado ancora nelle mie app installate manualmente e vi faccio un altro esempio che può essere proprio quello di Kodi, ovvero di XBMC, e qui invece riesco davvero a gestire bene tutto con il telecomando. Vado in, in files, verso il, server, il mio server di LNA, faccio partire qualcosa, questo è il 4K Kimei H264, lo so, lo usiamo sempre, ma è un buon test. Eccolo che parte, video non nitidissimo, ma appunto faccio partire questo che invece è un 1080p H265, quindi un pochetto più, più al limite per quelle che sono le caratteristiche proprio hardware del Nexus Player, ma come vedremo anche qui non, non ci sono problemi di riproduzione o comunque di latenza, di buffering o quel che è. Il fatto è che con Kodi, e intanto vado avanti, con Kodi avremo sicuramente, anzi sempre, la, la miglior, il miglior tipo di riproduzione che si può avere su un, su, su un Nexus Player di contenuti che non siano streaming, quindi contenuti locali o quel che è. Faccio partire quest'altro che è sempre un H264, scusate, 1080p. Ed ecco che si è bloccato. Questo esempio vi serve a farvi capire quanto ancora sia tutto abbastanza, abbastanza immaturo. Io adesso lo rilancio, però possiamo andare avanti, direi, passare a quelle che sono i giochi, e qua sotto ne ho alcuni, quelli nativi proprio per Android TV, e io passo al controller, al mio gamepad Asus, e l'esperienza vi assicuro è davvero davvero pagante, anche grazie al gamepad Asus, all'ottimo gamepad, davvero sembra di in ogni modo anche qui posso poi con i miei controlli che sono integrati nel gamepad mi permettono di andare a gestire benissimo questo genere di tutto quello che sono l'interfaccia senza andare a dover mappare e fare nulla, andare a, a, ad uscire o a fare altro. Con lo stesso gamepad, come sto facendo in questo momento, posso ovviamente gestire anche l'interfaccia. Peccato che il gamepad non abbia il, un microfonino integrato, un microfono integrato che mi permette, e io intanto riprendo il mio controller, di fare questo: premere il pulsante The Walking Dead, ed ecco che lui mi trova non soltanto le informazioni, in questo caso in questa grafica davvero davvero gradevole, relative al al film, al video, al telefilm che sto vedendo in questo momento, comunque a quello che voglio poi andare ad approfondire. Da qui mi dà anche i collegamenti YouTube. La cosa interessante è che se io faccio ancora la ricerca e però digito Band of Skulls, ed ecco che lui mi trova le informazioni relative alla band, nonostante il mio terribile inglese, ma non soltanto quelle relative proprio alle informazioni pure, anche quelle contestuali alle applicazioni che ho già io installato, ad esempio Play Music, vedete, ho Tannin Radio, Vevo, mi dà tutte quelle, tutte le cose che io ho, possono riguardare, tutti i contenuti che possono riguardare questo, il mio termine di ricerca. In breve è una ricerca vocale che va proprio all'interno di quella che è tutto il vostro Nexus Player, e funziona davvero bene, molto migliore di quella di Fire TV vista lo scorso anno, che in breve riconosceva soltanto i contenuti Amazon, per farla proprio breve. Ok, proviamo a tirare le somme a questo Nexus Player, ma io vi confido che non ho ancora, non l'ho ancora inquadrato bene, non ho ancora capito come, che tipo di dispositivo è. Il fatto è che ci sono alcune cose buone ed altre davvero davvero poco riuscite. Tra le buone vi ricordo l'hardware e la strumentazione, ovvero gli accessori abbinati. Il telecomando è secondo me il migliore tra quelli disponibili in questo momento su set-top box simili, e inserisco nel gruppo anche la Fire TV di Amazon. Lo stesso vale per il gamepad, davvero davvero di livello, e per la scheda tecnica che insomma tutto sommato dovrebbe assicurare mesi ancora di buone prestazioni a questo Nexus Player. Di contro, ancora a livello hardware, Google poteva inserire Ethernet USB, almeno una delle due, non dico magari per utilizzarle in questa revisione, ma anche per obbligare poi i produttori ad inserirli nel loro hardware, quello che poi arriverà con Android TV. Se poi passiamo al lato software, anche qui alti e bassi. Da una parte abbiamo un sistema molto fluido, molto reattivo, Android TV ha davvero un'interfaccia riuscita secondo me, con delle raccomandazioni YouTube e Google Music sempre azzeccate. Qua utilizzare servizi Google è davvero un piacere, Google vi conosce ormai perché vi segue da anni, diciamo così, e quindi
qua riuscite davvero a trovare sempre un sacco di contenuti interessanti adatti a, ai vostri interessi, ai vostri gusti. In più abbiamo le funzionalità Chromecast, o meglio le funzionalità Cast integrate che rendono Chromecast obsoleta. Abbiamo ovviamente, visto che si parla di un Nexus, un sacco di personalizzazioni, APK esterni, accesso root già abilitato, debug che può essere abilitato semplicemente dall'interfaccia. In breve c'è tutto per pensare nell'arrivo di custom ROM a breve, magari anche di Windows visto che l'hardware è Intel, o comunque di un buon supporto da parte della comunità. Di contro 5 giga liberi sono pochi, installate due giochi e finiscono. Questa è anche una console Android, come dimostra il gamepad che Google vende insieme appositamente per Nexus Player. E quindi perché Google non ne ha messi almeno 16 di giga? Abbiamo alcune incongruenze a livello di interfaccia, come abbiamo visto, alcune cose che vanno bene da una parte e vanno male dall'altra, e testimoniano come il software sia ancora, diciamolo pure, abbastanza immaturo. In più abbiamo, è vero, il multitasking, o meglio la possibilità di mettere le app in background, ad esempio continuare a utilizzare YouTube mentre si fa altro, quindi avere la musica di sottofondo, cosa che su Android standard ancora non si può fare. Però di contro anche alcune incongruenze dell'interfaccia, l'impossibilità di gestire il volume dal telecomando, che io ho trovato davvero una cosa abbastanza ridicola, e nel complesso la sensazione in tutto quello che si fa di avere a che fare con un software che sia beta, di un prodotto che sia un po' un prototipo ancora. Ok, per chiudere, il mio giudizio su Nexus Player non è negativo, perché in fin dei conti mi sono divertito, l'esperienza utente che mi ha permesso è stata assolutamente appagante, molto più di Fire TV che abbiamo visto, no, lo scorso anno non permetteva neanche di essere accesa quasi in Italia. Questo, beh, è un dispositivo che può essere sfruttato abbastanza bene, dai, diciamolo, anche dalle nostre parti. Però se mi metto nei panni di un utente finale che lo compra per utilizzarlo a casa normalmente durante tutti i giorni, non credo che sia un acquisto ancora consigliato. Diverso il discorso se siete sviluppatori, se volete anticipare quelle che saranno le tendenze di Android TV, ma anche qui, se siete sviluppatori italiani, Android TV da noi, insomma, non sono molto convinto che arriverà molto presto. In quest'ultimo caso potrebbe avere senso, ma in tutti gli altri consiglio un classico mini PC Android simile, oppure un investimento molto molto più basso come quello che potrebbe essere per questa chiavettina Amazon, ma ne parleremo in un altro video. Per il resto, come al solito, vi invito ad approfondire il discorso Nexus Player con altri dati tecnici, confronti, considerazioni un pochetto più dettagliate di quelli che ho fatto in questo video nella recensione completa che è online da oggi su HDblog.it.